Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo wonderful. Il direct di Super Mario Wonder è stato ricchissimo e quindi mi sembra obbligatorio dedicargli un video all'altezza. Dobbiamo assolutamente discutere del nuovo corso dei Mario in 2D e del perché Wonder sembra essere una vera e propria piccola rivoluzione interna alla serie. Prima di iniziare però, innanzitutto vi ringrazio per aver seguito la presentazione con me in live. Eravamo tantissimi, quasi 700. Come al solito, un traguardo incredibile, dei numeri a cui non mi abituerò mai. Grazie per tutto il supporto nel corso dei mesi e anche degli anni, ma soprattutto benvenuti se siete nuovi. Mettetevi comodi per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Già dal primo reveal trailer si capiva una qualità fondamentale di Wonder. Questo gioco avrebbe rappresentato una bella rottura con il passato e in particolare con l'impostazione della serie New, ormai diventata uno standard per i platform in due dimensioni di Super Mario. E questo primo corposo trailer incentrato sul gameplay ha dato finalmente una forma a questa intuizione. E difficilmente sarebbe potuto andare meglio di così. Rispetto ai New Super Mario Bros., qui siamo su un piano completamente diverso, anzi proprio un altro mondo, quello dei fiori. Ed è palese che Wonder abbia preso a piene mani anche e soprattutto da 3D World, ma in realtà la grandezza di questo nuovo platform, almeno da quello che si è visto fino ad ora, è la capacità di aver accolto tante influenze diverse, prendendo il meglio che c'è dalla storia di Super Mario, ma anche dagli altri platform Nintendo, e integrando allo stesso tempo strutture e convenzioni proprie di altri generi, come ad esempio i Metroidvania. L'ossatura è abbastanza classica e reminiscente degli ultimi capitoli bidimensionali. Il gioco si sviluppa quindi in sei mondi, ognuno diviso in livelli, con una zona finale dove ci sarà il confronto con Bowser. La world map, divisa tra sezioni lineari su rotaie e zone più aperte, incorpora proprio queste differenti influenze di cui parlavamo. Ci sono tutti gli elementi ormai classici, come i diorama dei livelli o i blocchi a metà mondo che impongono il raggiungimento di un certo numero di collezionabili e via dicendo, ma non c'è mai una vera sensazione di déjà vu, perché l'art style e il design aiutano a creare un'atmosfera mai vista prima d'ora. Per esempio, io ho apprezzato tantissimo il fatto che nonostante sei mondi seguano il classico template delle montagne rigogliose, del deserto, del mondo sommerso e così via, non solo questi sono resi in modo estremamente particolare, ma inoltre i singoli livelli non seguono necessariamente in modo stringente il tema dettato dal mondo di riferimento. Questo aiuta enormemente a tenere sempre alta l'attenzione del giocatore, dando spazio poi, si spera, a una grande libertà in tema di game design. Non è un caso infatti che ci siano una moltitudine di nuovi nemici, affiancati poi da nuovi ostacoli, nuove interazioni con gli elementi a schermo e nuove possibilità di attraversare questi stage. Se andate a rivedere il trailer vi renderete infatti conto che ci sono un'infinità di nuove suggestioni, alcune che reimmaginano i classici della serie e altre che sono delle novità assolute. E come se non bastasse, alcuni elementi visti nel reveal trailer qui non hanno avuto grande spazio, come ad esempio le sequenze in silhouette o i momenti dove anche lo sfondo diventa un piano di azione con diversi livelli di profondità. E per quanto queste novità di game design siano stragradite, è inutile girarci attorno. La sensazione di freschezza, anzi la meraviglia del titolo, arriva dalla presentazione grafica. Ne abbiamo già discusso ampiamente durante il direct di giugno, ma qui forse ci troviamo di fronte a uno dei titoli graficamente più impressionanti su Switch. Non penso di aver visto mai animazioni così fluide e variegate in un titolo di Mario. Sembra quasi che tutto sia costantemente in movimento, un fattore cruciale per incrementare il dinamismo dell'azione. Come ho detto in live, i continui zoom sui personaggi e sull'azione, che sono propri del trailer e non del gameplay, fanno capire quanto Nintendo sia orgogliosa e sicura di mostrare un lavoro del genere, che anche a uno sguardo ravvicinato non perde di dettaglio. Anzi, state sicuri che un New Super Mario Bros. U Deluxe non fa lo stesso effetto visto da vicino. E qui poi potrei stare per ore a parlare del design e dei tocchi di classe sparsi ovunque nella scena, ma diventerebbe un video di almeno un'ora. I Koopa che si danno la gusciata mi fanno impazzire, ma anche design e animazioni degli elefanti sono spaziali, senza contare anche dettagli minuscoli, come la fisica di queste corde. Non c'era nessun bisogno di farle così realistiche e dettagliate, eppure il team di sviluppo sembra non aver lasciato nulla al caso. Se i platform di Mario si sono sempre distinti per una fisica di movimento intuitiva e facile da padroneggiare, questa volta è tutto il mondo di gioco ad avere spessore e pesantezza.
Per me questo è l'aspetto più impressionante di Wonder. Vogliamo parlare però di un difetto? Beh, l'ho già detto nello shorts di oggi, ma con il roster si poteva fare tanto, tanto di più. L'aggiunta di Daisy mi aveva fatto ben sperare per qualche ripescaggio importante, eppure nonostante la selezione sia ben più ampia dei 5 protagonisti del reveal trailer, per me manca ancora qualcosa. L'aggiunta di Toadette, Nabbit, Yoshi è super apprezzata, ma dai, lo schermo di selezione del personaggio, per quanto coloratissimo, è un po' una fregatura. Per occupare spazio hanno messo 2 ricolorazioni di Toad e ben 4 di Yoshi. Sembra che quasi non sapevano come riempire tutta la schermata. E poi è un po' un peccato aver adibito Yoshi, finalmente selezionabile come personaggio principale, a un easy mode per i giocatori più giovani e inesperti. Si sarebbe potuto lasciare Nabbit in questo ruolo e dare le stesse caratteristiche degli altri anche a Yoshi. Ovviamente questo non è tutto il contenuto che ci sarà nel gioco finale e come da tradizione mi aspetto non solo mondi da affrontare nel post-game, ma anche qualche personaggio sbloccabile come Rosalina e magari Pauline. E proprio per questo non condivido la preoccupazione espressa da molti in chat che hanno avuto l'impressione che il gioco potrebbe essere troppo facile. I platform di Mario e i giochi Nintendo in generale sono semplici ma mai banali, proprio perché pensati per coinvolgere e divertire qualsiasi tipo di giocatore. La vera difficoltà di un platform di Mario si vede nei side content e nel post game, e per questo per ora sospendo il mio giudizio, ma vi dico, pensate agli ultimi mondi di 3D World, che sono tutto tranne che semplici. Anche potenziamenti secondo me seguono questa filosofia, e se l'elefante è chiaramente la star di questo nuovo episodio, la bolla per me è quella con il potenziale più grande. In live l'ho definita potenzialmente rottissima, ma in realtà credo che il suo utilizzo derivi da un'impostazione che è emersa chiaramente nella parte finale della presentazione. Un'anima che rimanda tanto all'esperienza di Super Mario Maker, in particolare alle speedrun. Mi immagino gli usi creativi che verranno fatti di questo potenziamento e anche tutte le run custom che prenderanno piede nei circoli degli speedrunner più incalliti, dove verrà imposto l'utilizzo solo di determinate spille. Vi devo dire che inizialmente ho accolto un po' freddamente la scelta di design di rendere i personaggi tutti uguali nelle statistiche. Sarà che sono cresciuto con Super Mario Bros. 2 su Super Nintendo, ma l'idea di avere delle abilità specifiche per ogni personaggio mi ha sempre affascinato. Però poi è uscita fuori la cosa delle spille, che poi è un'impostazione molto simile a quella di un Metroidvania, ed ecco che la mia percezione del gioco è completamente cambiata. Anche perché io adoro Metroidvania e non posso farci nulla. Piuttosto che costringere il giocatore all'utilizzo di uno specifico personaggio perché meglio si addice al proprio stile di gioco, si è optato per una strada opposta ma non banale. In questo caso la scelta del personaggio va per preferenza e simpatia e poi si personalizza il proprio avatar utilizzando le spille e aggiungendo quelle che fino ad ora sono sempre state delle abilità specifiche di un singolo personaggio, come la planata, il salto caricato e così via. È un ragionare per sottrazione, è vero, ma al tempo stesso crea un tipo di personalizzazione che, se integrata bene con il level design, può portare a grandi soddisfazioni. Per me questa nuova combo di spille e abilità è promossa a pieni voti, e poi sarò io, ma nel Dolphin Kick ci vedo una chiara citazione al GameCube, no? Ho trovato poi molto affascinante il fattore caos dei fiori meraviglia, e ci sono delle soluzioni proprio fuori di testa, come il cambio di prospettiva o delle idee che rimandano direttamente alla storia recente e passata dei giochi di Super Mario. Per esempio la sezione a gravità zero mi ha fatto subito pensare a Super Mario Land 2. Spero solo che questi fiori non si rivelino delle soluzioni contestuali riciclate all'infinito che poi vanno a perdere il loro fascino dopo la prima volta che le si utilizza, un po' come accadeva con il Mega Fungo, scenicamente appagante ma che aggiungeva ben poco al gameplay vero e proprio e arrivava subito ad annoiare. E per finire il multiplayer. Anche qui credo che sia stata scelta l'impostazione ottimale per un platform del genere su una console del genere, sia in locale che online. Il multiplayer lo definirei non intrusivo. Sapevamo già che era stata abbandonata l'idea di far sì che i giocatori entrassero in competizione tra di loro potendo ostacolare fisicamente gli altri personaggi, ma è stata aggiunta anche una feature niente male che evita che i meno esperti del gruppo diventino un freno a mano per gli altri. L'idea del fantasma, un po' come la bolla di Baby Mario in Super Mario World 2, fa sì che non ci sia un continuo bloccarsi con tanto di perdite di vita ogni volta che si sbaglia un salto.
Allo stesso modo, considerando anche come funzionano male le infrastrutture online su Switch, si è scelto di rendere il multiplayer in rete un'esperienza di compresenza più che di partecipazione. Per come la vedo io, si tratta di un'opzione da tenere disattivata durante una prima run e da utilizzare eventualmente in un secondo momento, magari in un'ottica di completamento al 100%. C'è da dire però che è stato fatto molto più di quanto mi aspettassi in ambito di menu e impostazioni per il gioco online, soprattutto per incentivare l'online play con gli utenti della propria lista amici, in modo dinamico e stranamente non imbalsamato, come ci ha tristemente abituato Nintendo nel corso degli anni. Però a questo punto bisognerà toccare con mano per valutare effettivamente quanto funzionino queste modalità e, visti i precedenti su Switch, non è che io sia proprio ottimista. Non so voi poracci, ma io sono rimasto folgorato da questo trailer ed è stato proprio difficile non sorridere come un cretino ogni volta che usciva fuori l'ennesima trasformazione assurda, una situazione improbabile o una buffa interazione tra i vari personaggi a schermo. A parte il roster un po' esiguo e qualche dubbio sulle funzionalità online e soprattutto l'inutilità della OLED rossa, mi ritrovo un hype assurdo per questo gioco a un livello che non provavo da decenni per un nuovo Mario in 2D. A questo punto però voglio sapere la vostra. Che idea vi siete fatti di Wonder partendo da questo primo approfondimento sul gameplay? Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme di Super Mario Wonder. Grazie ancora per la compagnia in live e noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi contando gli elefanti ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Yoshi, Michele Elefante, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! An elephant.